chef. Ottimo lavoro! Io ringrazio lo chef per avermi fatto arrivare fino a qui questo fantastico impasto. Adesso tocca a me e andiamo a fare i nostri biscotti. Andiamo a stendere il nostro impasto, non troppo sottile perché i biscotti devono venire abbastanza alti. Questo è lo spessore che deve avere il nostro biscotto. Mi raccomando, non li fate tanto sottili. Io mi sono ritagliata delle formine. Ho ritagliato un pipistrello, una zucca, un fantasmino e un teschio. Su una teglia andiamo a mettere un foglio di carta da forno e andiamo a mettere i nostri biscotti. Prima di mettere in forno, mi raccomando, spolverate con una bella manciata di zucchero a velo. Adesso andiamo a infornare a 175-180 gradi per 20 minuti. Ecco qui i nostri biscotti appena sfornati, c'è un profumo veramente fantastico, infatti che mamma mia mi viene da mangiarli adesso, ma li dovete fare riposare almeno 2 giorni. Quando li uscite dal forno sembrerà che il biscotto sia crudo, mollo, ma non è crudo, va bene così e cotto alla perfezione. Quindi mi raccomando, prendete i vostri biscotti, li chiudete in una ciotola ben sigillata e fra 2 giorni li mangiate. Verranno super squisiti. Adesso ve li farò vedere più nei dettagli e da vicino. Pollicino in su se questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, andate dallo chef Stefano per scoprire appunto l'impasto di questi fantastici biscotti. Io domani metterò la mia, quindi proverò a ricrearli pure io. E venitemi a trovare anche domani. Mi raccomando, andate da Lucia Stefano per questa bellissima e stupenda collaborazione. Un bacione e al prossimo video.